Io sono un architetto, chiaramente come tutti gli architetti mi occupo principalmente della parte inerente alle costruzioni e quindi in particolar modo la progettazione, che sia dell'edilizia privata piuttosto che pubblica, e poi negli ultimi anni ho affiancato anche a questa attività la parte, diciamo, legata alla sicurezza, che soprattutto in questo periodo è un argomento piuttosto delicato, diciamo. Quindi, insomma, principalmente il settore è quello delle costruzioni, dell'interior design e dell'architettura nel vero senso del termine, e in più c'è questo discorso che conosce per la sicurezza. Ho capito che cosa intende quindi operare per la sicurezza. Ci può fare qualche esempio pratico? Sicurezza si intende dalla sicurezza in cantiere, quindi alla gestione delle maestranze per quanto riguarda la parte di coordinamento, fino ovviamente alla parte proprio di sicurezza intesa anche come docente. Mi occupo anche di docente legata alla formazione dei lavoratori, alla formazione in alcuni casi dei datori di lavoro e di altre figure che hanno a che fare ovviamente con il mondo del lavoro tutti i giorni in diverse categorie lavorative.